Nel 2011, all'ultimo censimento che è stato realizzato, in Italia c'erano, secondo quel censimento, 3 milioni e 800 mila stranieri. Le previsioni sul 2050, che non è lontanissimo dal nostro presente, parlano di 12 milioni e mezzo di cittadini. 12 milioni e mezzo di persone che o si integrano o contribuiscono a un degrado che riguarda tutte le parti sociali. Milano è una città con un'altissima percentuale di cittadini stranieri. Il 20% delle persone che vivono a Milano con età tra i 18 e i 40 anni è straniera. La storia ci insegna che o le culture si incontrano o il degrado è inevitabile. Il più delle volte la storia ci insegna che quando un popolo è in declino si chiude e osteggia chi invece avrebbe la possibilità di portare in quel popolo nuova linfa, nuova energia, che è quello che serve per uscire dal declino. Con Yan Xi, oggi, nell'ultimo dei dialoghi sulla città, per questo primo ciclo, abbiamo voluto affrontare il tema dell'integrazione attraverso la sua storia, la sua esperienza, ma soprattutto attraverso il suo impegno di teatro civile. L'arte e la cultura sono i primi passaggi di un'integrazione che poi sarà anche politica, sociale ed economica.